Eder, Mech, Pallister. Alle 18:29 del 3 ottobre Lewis scende la rampa di via del Ciclamino e sembra effettivamente zoppicare. Idem alle 19:26, quando passa davanti alla farmacia, sembra trascinare un po' la gamba destra. Gli inquirenti dicono che in quel momento lo sta facendo apposta, ma se lo sta facendo apposta significa che sa che lì ci sono delle telecamere che lo stanno riprendendo. E in tal caso saprebbe che è inutile negare di essere uscito, perché in quanto ripreso la cosa sarebbe evidente. Ecco, io è la prima volta che effettivamente vedo ed effettivamente sembra proprio Lewis da Silva, sì. Posso confermarlo sia come movenza che come, insomma, corporatura. Lui ha sempre confermato di non essere mai sceso da via del Ciclamino, quindi di non essere mai sceso dall'abitazione. Quindi ha mentito? Da quello che emerge dagli atti, in ipotesi investigativa accusatoria, sembra proprio di sì. Sembra, però dal video emerge che comunque ha una difficoltà nel deambulare, ecco. Sicuramente la Procura della Repubblica ha fatto questi accertamenti. C'è un fascicolo di oltre 5.000 pagine con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di 118 pagine, quindi credo che la Procura abbia fatto un ottimo lavoro. Questo è un processo quindi di tipo indiziario, quindi gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. E io lo significo da alcuni mesi che la procura aveva individuato effettivamente l'assassino in quel soggetto che si dirigeva circa alle 22:20 verso il portone di via del Ciclamino 31. Sì, ma tu parlavi di soggetto assolutamente estraneo al terzo piano e al palazzo. Fatto sta che Lewis da Silva, insomma, è solo per la carnagione scura e per la corporatura e la deambulazione, però non abbiamo un'immagine certa e precisa che effettivamente la telecamera delle 22:16 identifichi Lewis da Silva, ecco. Valeria, Lewis le scarpe le ha lavate? Io avevo inserito i vestiti nella lavatrice, avevo già messo il sapone nella vaschetta. Siccome la vaschetta, il sapone era liquido, era già sceso verso il... Ero andata per andare in terrazza a prendere le scarpe mie da tennis, che il giorno avevo, non mi ricordo, erano state pulite in modo sommario. Le avevo messe a bagno in un secchio con del sapone e ho detto, quando lavo i vestiti di Lewis, si lavo anche le scarpe, tanto è tutta roba sporca, fa il lavaggio lungo di 2 ore. Ero al telefono con la mia amica, passo davanti al bagno e vedo dall'oblò della lavatrice che c'era una schiuma esagerata e gli ho detto, Lewis, ma che c***o tutto quello schiumone, no? E lui mi ha detto, ah, sono i miei vestiti del lavoro, gli ho messo il detersivo, però come quello di sempre, e poi ho aggiunto un po' del Marsiglia, non so se ha fatto così. Allora, perché ha fatto così? Allora gli ho detto, come gli hai messo il detersivo? Ce l'avevo già messo io, quindi ti hai messo una doppia dose più una dose abbondante che ho messo io, era una tripla dose di detersivo, e ha fatto uno schiumone. E le scarpe non le hai messe, le scarpe erano le mie scarpe Reebok, che erano a mollo nel secchio. E lui mi ha detto, no, le scarpe no. Quando me il PM mi ha chiesto se avevamo lavato le scarpe, io ho detto, io non le ho lavate, non ho fatto le lavatrici. Lewis non l'ho visto lavare le scarpe. Scarpe stese non ce n'erano, direi di no. Poi dopo è scappato fuori che invece il problema erano le Timberland. Ma le Timberland però quel giorno, quando io ero lì, e il poliziotto ha detto a Lewis, te che scarpe indossavi la mattina, quando sei sceso di sotto, che hanno trovato la pierina. E lui ha detto, le Reebok bianche che aveva nei piedi, gli ha fatto così, e lui gli ha detto, le possiamo avere il poliziotto, lui se le ha levate dai piedi e gliele ha date. Loro hanno ravanato nel cesso della biancheria, si sono portati via tutto così come stava. Non è che ci hanno detto, questa ce l'avevi o questa non ce l'avevi. Loro hanno preso tutto quello che c'era dentro. E io sta cosa dei vestiti mi ha sempre fatto in c***o, perché non capivo dove volevano arrivare questa storia dei vestiti. Quali sono le migliori doti di Manuela? Sicuramente è una persona capace di pianificare, una persona capace di interpretare, una persona capace di intessere una trama, una persona capace di attrarre a sé altre persone, stimolando una sorta di empatia nei suoi confronti, però a volte devo dire che questa maschera di Santa Maria Goretti gli è caduta. Le situazioni sono sempre aggiustate in modo che lei ne esca sempre come la vittima. L'unica persona che ha avuto un comportamento abietto è proprio la signora Bartolucci, che si è macchiata di un comportamento spregevole e immorale come l'aggressione nei riguardi della signora Bianchi. Manuela, ed emerge anche, voglio dire, dal verbale di arresto nei riguardi di Lewis da Silva, è una persona che ha detto sempre la verità e non è capace assolutamente di pianificare alcunché. E che è stupida? È solo una donna
purtroppo innamorata di Da Silva, perché lo è stata, molto innamorata, e a mio avviso lo è ancora, che ancora non riesce neanche a credere che Da Silva sia in carcere perché è accusata appunto dell'omicidio di sua suocera, di Pierina Paganelli. Non è assolutamente una persona pianificatrice o una persona abietta. Solo il più grande killer della storia vedrebbe una serie TV pochi minuti prima di commettere un omicidio, poi la mette in pausa, fa l'omicidio e poi riprende a vederla. Oltretutto, mettendo in pausa Netflix, si è creato del silenzio e questo avrebbe potuto far sì che tu lo sentissi quando usciva e quando poi rientrava. E già, sai che ho pensato esattamente la stessa cosa? Non aveva senso stoppare la serie. Inoltre sarebbe importante che tu ti ricordassi se quella sera hai chiuso la tapparella, perché in quel caso Luis, per controllare l'arrivo di Pierina, avrebbe dovuto riaprirla facendo un rumore che avrebbe potuto svegliarti. La tapparella sinceramente non mi ricordo se era alzata o chiusa. Nella camera era chiusa, perché era chiusa, me lo ricordo perché l'ho chiusa io, ma perché comunque era caldo a ottobre, come temperature di giorno erano molto gradevoli, si era anche intorno, c'è stato un giorno che si è arrivati intorno ai 30 gradi, però di sera e di mattina presto era freschino, insomma, che non si dormiva più con la finestra, cioè non è che non si dormiva più, si poteva anche dormire con la finestra aperta, però insomma si stava bene che con quella chiusa, e visto che qua tra aperture del cancello, perché noi ci stiamo proprio sopra, e motorini, scooter, tutte le robe del mondo, di casino ce n'è a sufficienza, io la tapparella quando vado a dormire la chiudevo. La sera dell'omicidio per il killer era logico pensare che il corpo fosse ritrovato entro massimo 1 a 2 ore, e quindi nessuno avrebbe mai buttato l'arma del delitto o vestiti sporchi di sangue nei cassonetti più vicini. La polizia, intervenendo di notte, sicuramente avrebbe bloccato anche il prelievo della spazzatura e avrebbe trovato quindi arma e vestiti se buttati lì. E infatti ora emerge che qualcuno quella notte alle 12.30 passò dalla scena del crimine. Come io non seguo nessuna trasmissione, nessuna roba, non so niente, io l'unica cosa che so è quando l'hanno portato via da qui. E cioè la mezza, da dove è uscita fuori la mezza che è scesa di nuovo in garage? Allora, c'è una perizia dell'ascensore che dice che alle 12.30 del 4 ottobre, quindi poche ore dopo l'omicidio, qualcuno lo prende al piano meno 1, quindi dove c'è Pierina morta, e lo lascia al piano più 2. Io su questo ho la mia teoria, e l'ho già detto anche al PM, che è la persona che, non è impossibile che lì non è passato nessuno, ma la persona che è passata secondo me è una persona che, a differenza di Luis, che fino a che non è iniziata questa merda aveva la fedina penale immacolata come un giglio, questa persona invece no, ha già avuto svariati problemi con la giustizia, non per questioni omicidiarie, però per una serie di questioni che penso che se avesse rinvenuto un corpo cadavere e se ne fosse anche reso conto, si sarebbe fatto i cazzi suoi e avrebbe detto domani mattina qualcuno chiamerà, o vuoi che non passi più nessuno dopo di me che la trova? E visto che la sua mamma o suocera, non lo so chi era dentro casa, lui se n'è stato ben tranquillo e ha detto lasciali, qualcuno chiamerà, io con la polizia non ci voglio avere a che fare. E infatti non ha voluto parlare neanche con il 118, così come la Troia non voleva parlare con il 118. Comunque, avendoti dato questo elemento, tu, senza che faccio il nome, hai già capito chi è. Ma infatti se Luis fosse sceso di nuovo giù alle 12.30 a controllare o a alterare la scena del crimine, avrebbe rischiato nuovamente che tu lo sentissi uscire o rientrare. Ma per quale motivo doveva scendere dopo 2 ore che era morto? Cioè 2 ore è un lasso di tempo lungo che appunto avrebbero comportato il rischio che il corpo potesse essere rinvenuto già da chiunque, cioè nel senso dalle 10.13, dalle 10.13, 10.14, non so, 10.15, a mezzanotte e mezzo lì potevano essere passate 3-4 persone, ma chiunque, voglio dire, anche un altro che aveva l'amante clandestino, so, al secondo piano c'è una signora separata che può avere l'amante clandestino anche lei, chi lo sa, no? Quindi il corpo sarebbe già stato rinvenuto, quindi cosa serviva andare di sotto alla mezza a vedere se qualcuno l'aveva portato via? Cioè penso che se trovano un corpo nel garage, tu che sai che c'è, che però non vuoi, stai a aspettare che arriva la polizia, quando vedi arrivare la polizia sai che l'hanno trovato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.